Oggi vi farò vedere come realizzo al tornio artigianale due candelieri in legno di ulivo. Iniziamo con la centratura del blocchetto di legno, nel quale precedentemente ho provveduto ad effettuare un piccolo foro da 23 mm per una profondità di circa 2 cm, per poter inserire successivamente la candela. A questo punto, utilizzando la sgorbia, iniziamo la sgrossatura e la sagomatura del pezzo. Velocizzo la riproduzione del video per non stancarvi troppo. Il primo candeliere che realizzerò sarà il classico candeliere a vite. La base sarà composta da un nodo con listello seguito da una gola. Subito dopo realizzerò un altro nodo racchiuso tra due listelli, poi inizierà il fusto interrotto a sua volta da un piccolo nodo sempre racchiuso tra due listelli. E chiuderò con un piattello. Finita la sgrossatura, cambio utensile e utilizzo lo scalpello a taglio obliquo e procedo con l'intestatura del pezzo. Adesso, sempre con lo stesso utensile, inizio la rifinitura del pezzo. Per la realizzazione di questo candeliere non mi avvarrò del compasso a punte piatte per prendere le misure, in quanto il pezzo è singolo. Come potete notare, gli faccio assumere all'utensile diverse posizioni durante l'impatto con la superficie del legno, in modo da eliminare la parte eccedente del legno tagliandola e non raschiandola, evitando così che la superficie del legno si deteriori e non rimanga porosa. Vedete anche durante la realizzazione del nodo della base come faccio lavorare l'utensile quasi con la parte finale dello scalpello. Terminata la rifinitura, anche se non è necessario in quanto il pezzo non presenta imperfezioni, do ugualmente una mano di carta vetrata. La lavorazione del candeliere stile classico è terminata. Adesso procederò alla realizzazione di un altro candeliere in stile moderno.
Anche questo blocchetto di legno di ulivo è già stato predisposto con il foro da 23 mm e con la profondità di circa 2 cm, che servirà successivamente per inserire la candela. Inizio con la sgrossatura e sagomatura del pezzo. Anche in questa fase riproduco un po' più velocemente il video per non stancarvi. Finita la sagomatura, cambio tensile e utilizzo lo scalpello a taglio obliquo, procedendo con l'intestatura. A questo punto continuo con la rifinitura. Voglio farvi notare che durante la rifinitura il legno che io vado a togliere prende la forma di stelle filanti. Questo è possibile grazie all'inclinazione che gli do allo scalpello durante la lavorazione. Infatti, come potete notare, il pezzo non presenta nessuna imperfezione né segni del passaggio dell'utensile. In ogni caso, do lo stesso una mano di carta vetrata. Anche la lavorazione di questo candeliere stile moderno è terminata. Arrivederci alla prossima!